Innovazione e sostenibilità sono il fil rouge di tutta l'azione e gli investimenti di Atlantia. Ce ne parla un po', ci parla di questa iniziativa? Innovazione e sostenibilità sono le parole d'ordine per Atlantia, per come noi vediamo quella che sarà la nuova mobilità. Vogliamo far sì che i nostri, come investitore, possiamo favorire, possiamo costruire questo nuovo mercato in modo che veramente possiamo ridurre le emissioni e andare in un mondo veramente più sostenibile. I nostri aeroporti, sia gli aeroporti di Roma sia gli aeroporti di Nizza, hanno preso un impegno a diventare carbon zero nel 2030 e hanno ottenuto la certificazione a livello massimo di sostenibilità, e siamo molto orgogliosi perché in tutto il mondo sono solamente gli 8 gli aeroporti che sono a questo livello, e di questi 8, 5 sono parte del nostro portafoglio, a dimostrazione di un commitment di tutto il gruppo per veramente puntare a un mondo migliore e più sostenibile. Come è nata la scelta di Volocopter? Quando ci è stato proposto il Volocopter abbiamo visto effettivamente un modo per portare rapidamente questa nuova mobilità. Il Volocopter è tra i diversi, perché sono diversi operatori che stanno sviluppando velivoli a decollo e atterraggio verticale. Il Volocopter è il quello più avanzato nel processo di certificazioni. Stanno lavorando quindi con l'EASA in modo da essere pronti effettivamente per questo lancio commerciale nel 2024.